Nello scorso video avevamo visto che cosa succede se dai 4 pozioni a questo demonio. Lo so. E risuccede questa seconda volta. Però la seconda volta, cioè, che cosa succederà mai? Ed è successo questo. Cioè, praticamente lampeggiano le porte in questo momento. Io non mi capacito del perché. E c'è sto qua che è sempre, sempre così. Tutto quanto con il suo sguardo oscuro. Guardatelo, è un demone. Tutti lo sanno. E invece però io, noi ora abbiamo il paracetamolo. Questo dovrebbe essere una pozione che noi gli diamo e lui dovrebbe curarsi. Ma che cosa succede se noi gli diamo 2 quindi di queste pozioni di cura anche quando lui sta bene? Vediamo un attimo perché... Io non voglio più giocare a questi giochi però. Ora vediamo che cosa succede se gli do la seconda pozione di cura. Siete pronti per questa misticità assurda? Io non so davvero cosa potrebbe succedere. Non ne ho la più pallida idea. Quindi 3, 2, 1. Prima di farvi vedere cosa succede, che cos'è meglio di un'intelligenza artificiale? Sicuramente tantissimi cervelli messi insieme. Quindi, se io facessi le sfide e risolvessi i misteri che mi proponete voi nei commenti, farò i video più forti che mi chiederete. Quindi siate attivi nei commenti. Più cervelli e più misteri! Diamogli la pozione! Tu sai che io ho giocato per ore per potermi comprare questa pozione di cura, vero? Torno subito. Ho deciso anch'io di scaricare questo demonio, che questo è sempre dello stesso creatore che ha creato l'altro gioco, avete presente? Ma secondo me lui è maledetto, il creatore, dico. Praticamente questo qua ha dei piedi brutti, quindi sarà magari chissà, gli piacciono i piedi al tizio. Qua però c'è la pozione, cosa succede se gliela diamo per ben 2 volte anche a questo? È interessante da vedere, infatti dobbiamo andare ad investigare questi misteri, anche perché secondo me questo creatore nasconde qualcosa. Cioè secondo me potrebbe forse... davvero essere un hacker, raga. Cioè, io voglio proprio scoprire la verità che ci sta dietro, capite? E proponetemi altre sfide, perché io questi 1000 euro li voglio vincere. Voglio capire le verità. Vedete quanto c'è scritto? Per 3. Ci sono 3 di queste pozioni di morte. Vediamo un attimo che cosa fa se io do la prima. Allora, tecnicamente nella prima gli cadono gli occhi, il naso e si esplode a pezzettini. E diventa... trema tutto! Che caspita sta succedendo? Avevo disattivato l'audio, sentite la musica quanto è bella. Ok, vediamo cosa succede se gli do la seconda pozione. 3, 2, 1. Ti prego non uccidermi. Ti prego non voglio morire. Ti prego non spiarmi. Non spiarmi mentre dormo. Trema tutto, guarda. Fa tutto... È tutto simile a prima. Non è cambiato niente. Fermi un attimo perché devo capire i misteri. L'ho detto, devo comprendere bene che cosa succede qua. Perché queste applicazioni che nascono così a muzzo a caso non è normale. Quindi dobbiamo capire bene cosa succede. Se gli do la terza pozione invece cosa succede? E ora si sta avviando. Ho paura di vedere cosa succede. Compra Comidasen la tienda. Non è successo niente. Io ho speso tutte quelle migliaia, cioè, capito? Ci ho speso 10 minuti in pubblicità, cioè mi prendi per il c***o. Adesso andiamo a vedere altri giochi maledetti, perché io qua non mi muovo. Ma non finiscono qui le app maledette, perché praticamente qui, questa casa, è tipo maledetta. Boh, praticamente raga, questo è un gioco che ho letto, tipo dalle recensioni, che è tipo maledetto. E quindi voglio capire meglio che caspita si intende per maledetto, perché potrebbe anche essere una cavolata, eh. Allora io apro questa porta, apriti sesamo. Sesamo? Sono uscito da sta stanza di schifo. Allora praticamente io devo individuare un mostro attraverso tipo le rune degli occhi. Cioè tipo queste cose qua. Questa è un'altra cosa buona. C'è una scopa. Se io lo uso ora, credo che quella sia stata la visuale del mostro, raga. Possiamo vedere dove si trova il mostro, secondo me. Dovrei usare un'altra runa? Beh, sicuramente andare avanti ora potrebbe essere relativamente pericoloso. Io direi di entrare qua dentro e non aver paura, perché adesso vediamo il mostro. Era qua fuori dalla mia porta, avete visto, raga? Porca vacca! Devi avere paura di me, mostro! Se n'è andato, avete visto? Io adesso prendo un'altra runa che mi servirà sicuramente per poterla utilizzare più avanti.
Mi dice scappa, devo scappare. Scappa, scappa, vai via. Avete visto, il mostro era lì dietro. Scusate, voi non vedete, però vi devo far vedere. Cioè, guardate che faccia è. Mi dice, no, impossibile, è lei. Come? Ho visto le macerie. Devo capire un'altra volta dove si trova sta pazza psicopatica che mi sta seguendo. Boh, raga, io non capisco dove è quel posto, però. Perché potrebbe essere leggermente difficile poterlo identificare. Cioè, per me è abbastanza complicato. Qua dentro posso andare. Dice che non se ne può andare per... Ah, ok, praticamente quella mi sa che è la porta d'uscita. Quindi, praticamente, lì abbiamo visto si esce. Ok. Come? Non si sa. Cioè, probabilmente servirà a trovare una chiave un po' come... Cioè, mi ricorda un po' il funzionamento di Gran. Allora, tecnicamente qua si sale e si scende da una scala. Il che mi porta forse a pensare che potrebbe essere pericoloso, perché qua ci potrebbe essere lei. Qua c'è un'altra runa che mi permette di vedere dove si trova lei, che è veramente utile questa runa, perché io non la posso vedere normalmente. Solo se ho questa runa posso capire dove si trova lei. E guardate che non è semplice per niente. Certo che questo gioco ha un sacco di misteri e io voglio capirne sempre di più, Cioè, e poi questa sfida comunque è molto, molto bella. Cioè, 1.000 euro sono meritatissimi, perché io qua mi sto cagando addosso un sacco, scusatemi. Ovviamente ricordatevi sempre di scrivermi le vostre, insomma, le vostre sfide nei commenti, perché io le faccio con i giochi horror oppure con anche altri giochi, anche su Minecraft se volete, perché io le faccio volentieri. Poi, insomma, se sono troppo pericolose ovviamente le ignoro, perché non è che vado a suicidare. Sono dei passi. Dov'è lei? Ok, lei è tipo in un corridoio che va avanti e indietro, non si capisce bene. Avevo bisogno di te, dice. Forse riferendosi a magari una persona passata che ha fatto parte della sua vita. Adesso magari riusciamo anche a comprendere meglio della vita di questo mostro. Forse è davvero tanto arrabbiato, forse si sta cercando di vendicare verso la propria vita perché ha avuto una brutta vita. E di solito i mostri, tipo i fantasmi, iniziano ad essere fantasmi cattivi proprio per questo motivo, perché magari non hanno completato qualcosa che dovevano completare in vita, oppure perché magari hanno avuto una vita brutta, oppure perché ci sono state delle persone che li hanno perseguitati. Almeno da quello che io so dai fantasmi. Cioè, non è che me l'hanno detto loro. Madonna, era un topolino, per fortuna. Cioè, allora, nel senso, io non ho mai Scappa! Scappa, scurreggia, maiala! Spuzzone, maiale, scurreggio. No, 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 scappa, scappa, ti prego. Più veloce, ancora più... Di più. Ok, ok, ok. Ho scappato. Non si dice ho scappato. Che diavolo è sto posto? Scusatemi. Ok, no, non respirarmi così nelle orecchie, perché io ho paurissima. Porca puzzarda, scurreggia. Vai via. C'è la signora che sta andando avanti indietro sulle scaloni. Ma porca puzzarda, scurreggia. Vai via. Non ti permettere, sai. Raga, io ho stra paura, Raga, io... Super piangere, raga. No, io sono forte. Comunque, noi siamo veramente forti, cioè, fare queste sfide, guardate che non è semplice. Ci sono le foto, mamma che brutte che sono queste foto. Cioè, adesso senza offesa, avete presente quando, tipo, siete dagli zii che hanno, o tipo dai nonni che hanno queste tipologie di foto? Ah, questo è un enigma. Che se tu... No, devo scappare. Ma vai via, brutta scappa. Madonna, che palle. Devo risolvere l'enigma. Però se lei non me lo lascia fare, io non posso risolverlo. Vabbè, mi nascondo di nuovo qua, ok? Annullo tutte le maledizioni. Non ti permette di venire qua perché, guarda, mi innervosisco. Poi chiamo la polizia. Immaginatevi di ricevere, tipo, la chiamata. Mi ha fatto innervosire il mostro del gioco. Perché sta urlando adesso? Non le ho detto niente. Scappa, ancora scappa. Io non scappo più, basta, sono stufo. Ok, sono stufo. Basta. Se tu devi stare sempre qua, che cos'è? Mi camperi? Ho trovato un machete. Magari posso utilizzarlo per uccidere il fantasma, anche se non credo che possa essere una buona idea. Cioè, un fantasma di solito non si uccide con un machete. Poi magari mi sbaglio, però credo che non funzioni così. Devo capire dove si trova. Ok, si trova dove ci sono quelle scale brutte. Ma mi pare che lei stia facendo un po' avanti e indietro, perché non credo che ci sia una vera e propria intelligenza. Allora, vediamo se riesco ad indovinarla. Ok! No, raga, ma è difficile qua. Questo è il bagno. Allora, nel bagno, la signora fantasma nasconde un kit di pronto soccorso di grado ospedaliero. Che cosa c'è dentro? C'è la punturina che si fa nel sedere? Mi sono appena ricordato che aveva detto non posso dormire. Ma perché tu dormiresti mai in una situazione del genere? Scusami. Documentari medici. Ma scusate, ma siamo in ospedale, non ho capito. A cosa servono? Dimmelo tu, cioè. Questi più o meno erano i miei fogli di compiti a scuola. Erano sempre così, chissà come mai. Pronto? Ah, c'è un veleno, posso berlo?
bottiglie inquietante. Mi sono sempre chiesto cosa ci mettessero dentro. Cosa ci potranno mai mettere dentro secondo te? Ci metteranno i medicinali normalmente negli ospedali? Ah, solo. Mio. Scrivetemi se ho vinto questa dannata sfida e soprattutto ditemi quali altri giochi e quali altre sfide devo fare per poter vincere dei soldi o perdere, insomma, fate voi. Ricordatevi sempre di iscrivervi, proprio così è, e lasciate like, che è sempre molto bello riceverlo.